Ciao ragazze, eccomi qui con un nuovo video di Magico Settembre e in questo video vorrei farvi vedere come ho decorato tre oggetti per il bagno: il portasaponette, il portasapone liquido e il portadischetti di cotone e il cotton fioc. Ovviamente io ho decorato queste cose, però potete decorare qualsiasi altra cosa, magari un portagioie oppure delle scatoline per il trucco. Che cosa vi servirà? Una colla e una finitura. Io ho preso la vernicolla, così ho due prodotti in uno. Poi un giornale, un vecchio giornale come piano d'appoggio. Dei glitter del colore che preferite. Io li ho presi oro, li ho presi argento, li ho presi anche oro rosa perché adoro l'oro rosa, però alla fine poi l'argento era il colore che stava meglio nel mio bagno. E poi un pennello. Questo l'ho pagato 90 centesimi in uno di quei negozietti per il fai da te. Potete magari anche utilizzare un vecchio pennello per il trucco che, non so, magari non utilizzate più. O un vecchio pennello che avete in casa. Comincio togliendo l'etichetta, togliendo il prezzo. Se utilizzate una scatolina o qualcosa che avete già in casa, assicuratevi di pulirlo bene in modo che non ci sia la polvere, comunque sia pulito e quindi la superficie sia liscia. Verso un pochino di colla e inizio a stenderla su un angolino, quindi su una parte del mio vasettino, e non la stendo su tutto il vaso perché ho paura che dopo la colla si asciughi troppo in fretta. Dopodiché verso sopra i glitter e non abbiate paura di abbondare, anche perché dopo l'eccesso cadrà e comunque non lo butteremo, lo rimetteremo all'interno, quindi non sprecheremo nulla. Dopodiché faccio un altro pezzettino, quindi metto un altro po' di colla e un altro po' di glitter e concludo facendo il coperchio. Dopodiché ho lasciato la colla ad asciugare tutta la notte, potete magari lasciarla anche un pochino di meno, direi almeno 3-4 ore però. Ho fatto cadere tutti i glitter, quindi l'eccesso di glitter sul giornale. Poi piegando il giornale ho rimesso i glitter nel contenitorino, in modo da non sprecarne neanche un po'. Se volete, se magari una passata non vi sembra abbastanza, potete fare una seconda passata di glitter. Alla fine concludo applicando la vernicolla per far sì che abbia un finish lucido e anche per far sì che i glitter non si stacchino e che non vadano in giro dappertutto. A maggior ragione perché sono cose che stanno in bagno, quindi magari con qualche schizzo potrebbero anche rovinarsi prima. Infatti ho fatto 4 passate sul portasapone proprio perché stando a contatto con il sapone è un pochino più delicato. E dopodiché aspetto altre 2-3 ore per far sì che anche la vernicolla si asciughi. E questo è il risultato finale. Come vedete, l'ultimo pezzo decorato è ancora un pochino lucido perché la colla non si è ancora asciugata del tutto, però poi diventerà come gli altri due. E niente, concludo aggiungendo il sapone e il cotton fioc. Io spero che questa piccola idea vi sia piaciuta, ovviamente è una cosa semplicissima, insomma non è niente di che, e se ci sono riuscita io sicuramente potete riuscirci anche voi. E niente, ci vediamo dopodomani con un nuovo video. Un grande bacio, ciao!